my skull on you can bend me on my knees. From the multitude of skin and ground to the trails of blood and weed. Now you say that ain't your business. Lock yourself inside your home. Blood's running from your doorstep. Dischi di Perfiaschi è un posto fatto con amore. Frutto dell'amore di due persone che sono io e Fiammetta. Siamo una coppia nella vita e adesso anche in affari. E è una vineria dove si vendono anche dischi, prettamente in vinile o musicassetta, quindi analogici. E abbiamo aperto da neanche un anno e stiamo già prendendo le belle soddisfazioni, perché è diventato nel quartiere di Montesacro, è diventato un bel punto d'incontro per le persone. Promuoviamo quello che ci piace, quindi la musica, sia nei dischi che con delle piccole presentazioni di nuove uscite, presentazioni di libri. È un posto di aggregazione, questo è un bel posto, quindi vi consiglio di venirci a trovare. La The Music è un posto culturale, semplicemente tutto e niente. Organizzazione di concerti, promozione di band, di one man band, DJ set, collaborazione con diversi eventi. Il filo conduttore è la musica. La musica che nasce, quella che piace a me e poi quella che sta facendo, conosce, che poi è un sasso che rotola e si porta giù sempre nuove cose. Quindi fondamentalmente The Music è questo, è uno spirito. E poi negli anni è diventata un'etichetta indipendente, molto indipendente, quasi promiscua, e producendo sempre cose molto molto super limitate, super di nicchia, specializzandosi in quella che è la cultura monobanda. E proprio per questo nasce dal gioco di creare un festival da niente, nasce il festival di invasione monobanda. Monobanda è una grande famiglia, questo ho imparato con gli anni, fatta di musicisti che un po' per disperazione, un po' per vocazione, un po' per spirito di avventura, comunque si mettono in discussione e sono degli uomini orchestra, e sono quelle persone che poi si veramente viaggiano da sole, fanno tour chilometrici in giro per l'Europa, facendo un po' conoscere persone che sono anche dal Sud America. Persone che poi diventano amici, artisti che diventano amici, questa è la cosa che mi è piaciuta di più di questo fenomeno. Comunque incontri sempre una persona, non è mai un artista. Io lo dico sempre questo, che me lo disse un one man band spagnolo, che suonava anche con un'altra band. Quando tu suoni con la band, sei chiuso con la tua band. Quando tu sei, dopo che ti sei fatto un viaggio di 3 ore in macchina da solo, 4, 5, 6, 7 a volte, perché ho visto dei tour assurdi, la prima cosa che vuoi è veramente trovare un po' di familiarità alla persona che ti accoglie, quindi trovi sempre, c'è un'altra predisposizione. Lo spirito del festival di invasione monobanda in tutte le edizioni sicuramente è tutto quello che in questo momento ci sogniamo di fare dopo anni che ci siamo fermati. È gente che suda, è gente che si abbraccia, è gente che balla, è gente che sale sul palco e si butta e fa stage diving, musicisti nudi che girano il 30 formiche, artisti che suonano dentro il bagno, cioè è sempre questa atmosfera, ecco. L'atmosfera è sempre stata di enorme divertimento, quello. Comunque vedete, è uno spirito selvaggio che sarà che tu vedi uno contro tutti e tu c'hai una bella platea e stai lì sopra e alla fine erano diventati in 3 giorni quasi 12-13 one man band e ognuno voleva far meglio dell'altro, comunque poi gente che si presta le cose, mette la condivisione, ecco. È un festival che mi manca, ecco, che a me manca tanto. E siamo arrivati fino alla 6ª edizione, però la 6ª edizione è una 6ª edizione fantasma, perché nonostante era tutto pronto per partire, poi è successo quello che è successo. E io anche prima di che comunque ci imponessero il lockdown avevo deciso di annullarlo, nel senso, i primi di marzo annullai il festival, nonostante ci avevo lavorato tanti mesi. È arrivata una bella line-up e tutto quanto, però
shore. Some got raped and beaten, some have been thrown into the sea. Down there in the abyss, there's a hidden cemetery. There's a hidden cemetery. There's a hidden cemetery. Hidden cemetery.